Ciao, seguimi. Hey guys, benvenuti sul canale degli Amendola Brothers. Io sono Salvatore e questo, ragazzi, è il primissimo gameplay di Abes, come cacchio lo si vuole chiamare, New and Tasty, letteralmente in italiano sarebbe nuovo e saporito. Eh sì, il nuovo Abes saporito, che poi tanto nuovo non è, perché la riedizione per PlayStation 4, appunto, del gioco famosissimo uscito per PlayStation 1 nel lontano 1997-98, non mi ricordo adesso precisamente quando. E vediamo subito il nostro Apes, purtroppo non è doppiato in italiano, come invece era il primo capitolo. Infatti lo vediamo già da qua, guardate. Hello. Però è divertentissimo lo stesso. Questi sono appunto i comandi per come farlo parlare. Vabbè, si pariava. Io mi ricordo che quando ero piccolino pariavo le ore sane davanti ad Apes e fargli fare così. Esatto, le scorregge. E poi gli facevo fare anche così. E mi divertivo. Ma adesso siamo qui per mostrarvi il gioco. Mettiamo a difficoltà normale ed iniziamo una nuova partita. Giocatore singolo, ovviamente. Anche perché non so a giocatore cooperativo che cacchio si possa fare. Questi sono i tasti normalissimi, ce li ricordiamo da tanti anni che non lo giocavamo. Io sono a favore, appunto, dei remaster, ma affinché siano come questo. Se mi fanno un Tombi HD Remastered, ben venga. Vabbè, filmato, silenzio. Anche se è in inglese. Meno male che ci sono i sottotitoli. Questi sono i mattatoi Ernia. Si dice che siano i più grandi impianti per la macellazione della carne di Oddworld. Lavoro qui. Beh, ero più uno schiavo come tutti gli altri. Questo sono io. Mi chiamo Abe. Ero l'impiegato dell'anno. Ora sono carne morta. Ho incrociato il boss più malvagio dell'intero pianeta. Molluck il Glucon. La mia vita è cambiata totalmente in un solo giorno. Una sera stavo lavorando ai mattatoi Ernia fino a tardi. Una volta facevano gli snack di Mac, questo finché i Mac non si estinsero. Oh. Producevano ancora il pasticcio di paramiti. E dell'ottima torta di Scrub. Pensavo di avere un buon lavoro, almeno prima di scoprire la vera ricetta di un nuovo snack che avrebbe fatto tutti impazzire. La verità mi avrebbe per sempre cambiato e quegli sguardi impauriti mai più dimenticato. I Glucon erano preoccupati per gli scarsi profitti. Visto che per Scrub e Paramiti erano tempi assai tristi. Ma Moloch era calmo. Aveva un piano. Questo nuovo tipo di carne. Eravamo noi! No!
Dovevo solo fuggire. Dovevo solo scappare. E non sapevo nemmeno dove il destino mi avrebbe potuto portare. Tenetemi fuori da qui! Bloccati! Bloccati era la frase più divertente che diceva appunto il mostro che ci stava inseguendo in italiano. Eccoli qua, questi mostri cattivi, quando li schifavo. Ed ecco il nostro Apes. I livelli sono molto simili, anche se sono stati tutti rieditati, ovviamente, fatti proprio da capo, da zero. Dobbiamo scappare adesso perché ci sono quei mostri che ci stanno inseguendo. Quindi potete vedere subito la grafica, ragazzi, grandiosa, ovviamente, per PlayStation 4. E questo qua c'è anche per, si può giocare anche su PlayStation 3 e PlayStation Vita. Ok, non sono morto. Qua c'è uno. Devo andare piano piano adesso qua, perché c'è un amico. Oppure posso fare così. Mi sono impossessato del suo corpo adesso. Vediamo se lui può parlare. Bloccati! Che pariata. Mi divertivo sempre con Ibs a fare proprio questo. Ok, qua c'è. Facciamolo esplodere. Ed Ibs si fa una bella risata. Adesso iniziamo a salutare questo. Hello. Hello. Everyone. Hi. Follow me. Follow me. Sunco frat. Sono morto, non l'avevo visto a quello, però è morto pure il mio amico, quindi è meglio morire pure io adesso. Che se no. Perché lo scopo di questo gioco è anche liberare tutti i nemici che ci sono nel gioco. Cioè tutti gli amici che ci sono negli impianti. Questo l'ho ammazzato. Anzi no, se lo posso fare. Posso con questo prima di tutto togliere l'elettricità qua, andare di là e sparare stesso al mio amico qua. Ecco qua, è morto adesso. Quindi adesso posso andare in avanti tranquillamente. Follow me. Perché dobbiamo salvarli. Dobbiamo cercare di salvare quanti più detenuti. Aprendo questi portali, vedete, e facendoli scappare. C'è un trofeo anche, ovviamente, per chi li salva tutti. Una fuga profonda come non mai nelle linee di macinazione, ma non è trascorso molto tempo da quando Abe bla bla bla, non l'ho finito di leggere. Follow me. Everyone. Hello. Hello. Follow me. Okay. Everyone follow me. Siamo attenti che. Guardate, fanno tutti quanti in coro la stessa mossa. Follow me. Follow me. 5 qua ce ne sono. O sono 4. 4. 2 già li abbiamo salvati. 6 salvataggi. Grande. E noi adesso invece andiamo avanti. Siamo sempre attenti che non ci siano nemici. Che cacchio si... Ah, qua non posso possessarmi di loro. Che quindi quello che devo fare è farlo cadere giù così. Praticamente hanno messo l'antipreghiera qua. L'antipreghiera non me l'aspettavo, devo dire la verità. Adesso devo far aspettare, perché sennò fanno una brutta fine. Sparato. Togliamo l'elettricità. Mica ho ucciso i miei amici adesso. Meno male. Non ho ucciso nemmeno i miei amici. Follow me e salviamo anche questi altri due. Bene.
benissimo! Questo gioco, ragazzi, è un divertimento totale. Qua ci dobbiamo abbassare e rotolare. Tutti i livelli si basano appunto su questa... su questa logica, ovvero salvare i propri amici ed uccidere i nemici. Ora qua direi di aspettare per prendere questo, perché a parte che ci sta quello stupido che adesso io lo ammazzo subito prima che mi dà fastidio. Morto. Adesso qua, perché me lo ricordo, a parte che qua ci sta qualcuno che sta lavando, mi devo nascondere nel fumo e fare attenzione perché ci sta uno. Abbassiamo. Se mi nascondo nel fumo, quello non mi vede. Porca trottola, mi ha ucciso. Vabbè, capita, capita. Su quando si fa lo stupido. Ammazziamo di nuovo a quello. Siamo di nuovo a quello, andiamo davanti velocemente fino a un certo punto, perché poi se no quello mi vede. Oh cacchio, scappa. Andiamo piano piano, non dovrebbe... Mi ha visto, porca miseria. Mi ha visto! Porca miseriaccia. È un po' difficile questa parte qua. Non so quando aumenti di difficoltà cosa cambia, perché credo che gli enigmi, bene o male, sono sempre quelli. Però, vabbè. Ok, mi ha sentito. Ok, non mi dovrebbe vedere nel fumo. Si è girato, porca mia. Devo aspettare che si allontana un po'. Mannaggia miseria, mannaggia. Uffa, uffa, uffa. Questa parte pure l'altra volta era sempre difficile. Niente, mi vede sempre, mannaggia la miseria infame. Mannaggia. Voglio superare almeno questa parte prima di finire il primo gameplay. Allora, questo è ammazzato. Ok, una volta ammazzato questo deve andare qua. Mi devo abbassare in modo che questo non mi vede. No, mi ha visto di nuovo. Scappa. Non è possibile, come cacchio devo fare? Vediamo se faccio la camminata così. Di nuovo qua, magari con la camminata stealth ci riesco a non farmi vedere. Questo si è fermato. Vattene bello lontano lontano. E adesso devo solo aspettare che non lo devo... vabbè, posso fare così. Mi sono impossessato finalmente, mi sono impossessato del tuo corpo di merda. E posso farti morire. Ok. E ora? Follow me, everyone. Everyone? Follow me. Ok. Follow me. Hey, Tom. Hey there. Follow me. Andiamo a prendere tutti gli altri che mi sono lasciato indietro. Follow me, everybody. Follow me. Ok. Eccoli qua, altri quattro salvati, e vai.
Oh, fa che rimangono indietro. No, oh, ok. Andate e salvatevi. Ecco qua. Salvati anche questi altri. Attiviamo il checkpoint, ragazzi. E dire... Oh, c'è una mina qua, vabbè. Direi che per questo gameplay va bene così, ragazzi. Ci vediamo nel prossimo episodio. Se ci sarà di Abe's, non lo so. Vedremo dalle vostre... dalle vostre appunto condivisioni, dai vostri mi piace, se è il caso di fare un altro episodio di Abe's. Intanto, ragazzi, ovviamente vi invito a mettere mi piace, mi piace, condividere su tutti i social network che voi conoscete, e ovviamente di farlo vedere ai vostri amici. Se poi per caso, perché può sempre capitare che il... ah, non vi dimentico, mi scordo sempre di questa cosa. Non vi dimenticate di iscrivervi alla pagina Facebook degli Amendola Brothers, appunto per conoscere l'uscita di tutti i video e tanti link divertenti. Se poi, per mille motivi, questo video non vi sia piaciuto, da parte di Scrub Cakes... Madonna. Grazie ragazzi e al prossimo video. Ciao, aio, e ve lo dice anche Abes.